Io ho trovato molto interessante la relazione di Monsignor Fisichella, ha dato degli spunti veramente molto belli, soprattutto sullo stile, sul metodo della nuova evangelizzazione e la premessa che ha fatto, citando proprio la Sacra Scrittura, di considerare proprio sul che cosa dobbiamo fare, di puntare soprattutto sull'essere, quindi su questa grazia che previene. Sul discorso che riguarda proprio l'azione di Cristo e l'annuncio di Gesù Cristo diretto. Le sue digressioni, devo dire, le ho trovate sin troppo mirate. Certo, non si può non negare tutto il richiamo che il Magistero fa sui principi e sui punti non negoziabili, però forse parlando proprio di modo, di stile, di metodo. Sono comunque temi sui quali si cozza, ma sui quali certamente bisogna dare una chiara testimonianza, perché come dice proprio Benedetto XVI, questo è un mondo che ha bisogno di certezze, di chiarezze, e questo è anche positivo. Ho trovato anche l'Assemblea molto attenta, anche le stesse domande che tutti quanti hanno fatto. Certo, è una sfida e mi ha colpito particolarmente che oltre alle sfide sulle quali noi oggi avremo i laboratori, lui ci ha sottolineato l'urgenza di riflettere anche su altri tipi di sfide che poi sono anche le stesse sulle quali praticamente la Chiesa italiana sta anche discutendo e sta lavorando in tutto questo decennio e dell'emergenza educativa e anche legata al discorso del mondo che cambia, quindi la centralità della famiglia nella pastorale, la riscoperta anche della catechesi mirata e fatta anche diversamente, se vogliamo, tenendo conto anche di quell'attenzione alle piccole cose, come ha detto lui più volte in alcuni passaggi del suo discorso, il vescovo, e poi soprattutto anche quando ha risposto ad alcune domande parlando anche dell'associazionismo. Io ho trovato che al di là della grande figura di teologo, perché Monsignor Fisichella comunque è una persona che ha dato veramente qualità anche a questo nostro convegno, per quello che è, per gli incarichi che ha avuto, mi sono molto piaciute quelle digressioni da pastore quando anche ha parlato del suo visitare, che so, le parrocchie della diocesi di Roma, nel settore che curava lui particolarmente, qual era quello della catechesi. Cioè, ho visto veramente il suo cuore pastorale palpitare. Forse, proprio ripensandoci, quelle che magari d'impatto mi sono parse delle digressioni abbastanza dure che potevano contraddire eventualmente il discorso che stava facendo, puntato anche adesso alla dolcezza, alla mitezza, poi le ho capite veramente come un discorso puramente pastorale, cioè proprio l'ansia pastorale, del vescovo che comunque vuole portare tutti a Gesù Cristo.